Non ho detto o per fretta, per pigrizia. Ovviamente nel sistema cartesiano ovviamente useremo quasi esclusivamente sistemi cartesiani con gli assi e le direzioni messi a 90 gradi. È ovvio che io devo decidere chi è l'asse X, Y, 1, A, M, uni, ma qual è la direzione positiva, no? Allora, tendenzialmente voi a scuola mettete che questa è l'asse X e qua c'è la freccia che indica che di qua, a questo punto, avrà una coordinata X positiva. Se il punto era, che so, di qui, questo punto qua, nel vera numerazione dei quadranti 1, 2, 3, 4, il terzo quadrante, questo qua avrebbe coordinate X negative, ok? È una coordinata Y negativa, perché decido di mettere la freccia qui e mi fa capire, eccetera, che sono cose che voglio dire. Ovviamente questo funziona anche quando gli assi sono obliqui. Devo decidere qual è la direzione positiva, di qua o di là? Perché andare a destra? Ok? Lo fa così, è una convenzione artistica, lo stesso gioco, no? Se assegno le coordinate, coordinate, quando faccio prova è una specie di reset. Lo farò spesso. Piuttosto di cercare di correggere la parola, parto da zero e se tiro il metodo di tirare le parallele, allora questo avrà coordinate x e y positive, un punto che se ne sta di qua avrà invece coordinate negative, d'accordo? Molto semplice. Non l'ho detto che ci sono le frecce, ma ovviamente sottinteso che se queste sono due rette che si intersecano e io voglio capire qual è l'angolo, per esempio questo angolo qui, lo voglio misurare, cosa faccio? Domanda proprio concreta. Prendo un compasso, un estremo qui, apro il compasso a un'apertura arbitraria, compatibile con la vostra estensione della mano o malattie, ecco là, un compasso. Cosa fate dunque? Misurate questo arco qui, lo misurate. Misurate l'apertura del vostro compasso e l'angolo in radianti è S diviso R. Basta, l'angolo. Ricordatevi, lo ripasso, ricordatevi. Vabbè, torniamo a dove eravamo. Dove eravamo? Non ricordo più. Sì, sì, no, ero ai rapporti incrementali. Rapporti incrementali. Allora, di nuovo, riciclamo tutta questa geometria analitica. Quindi avremo l'asse della variabile indipendente, mettiamo il verso positivo per di là, l'asse y sarà la variabile indipendente e la disegniamo a 90 gradi. Questa è l'asse y inteso come la il risultato di far girare la manovella, no? La funzione è una scatola, voi avete qui l'imbuto in cui fate cadere la rotta X e questo tutto fuori, Y, guardate Dmax, sì. È uno dei più bei programmi, bei canali, assieme a Focus che nel 56 è Dmax, io e i miei figli 6 e 7 e 9 anni, 5 6, 8, quasi 9 anni. I 6 sono miei figli, sì. Ci divertiamo un mondo tutte le sere quando sono a casa a guardare una mezz'oretta di uno o l'altro. Dmax è strepitoso. Io trovo il programma geniale. E mia moglie dice: cazzo, ma fai così? Perché i bambini vedono che il mondo. Il programma non è la bottiglia, chi è che ruba la scena? Non è l'oggetto che viene costruito, ma è la catena di montaggio. È il robot che deve tirare, stiracchiare, comprimere, tagliare, avvitare. E perché sto dicendo questo? Non mi ricordo più. Ah sì, perché era la scatolina, no, il Dmax. Allora uno apre il Dmax e vede che la FX, quando uno apre la scatola vede, ah, è A, che so, X al quadrato.
oppure A x al quadrato più b x più una c, oppure è una c elevato alla e alla x, apre la scatola, no? Vede quale, e allora la scena viene rubata dalla funzione. Ok, allora stiamo rappresentando la funzione con questo stile pseudo cartesiano. Quindi questa è la mia classica funzione, facile disegnare, e mi costruisco un rapporto incrementale. Il rapporto incrementale serve la scelta di due punti su questo piano pseudo cartesiano, di due valori della variabile indipendente. Quindi scegliete un punto qui e scegliete un altro punto qui. Quindi ho scelto i punti, questo è il punto con coordinata x2 come ascissa, chiamiamola così, e come ordinata f di x2. Questo è il punto x1, virgola, f di x1. Avendo scelto due punti, io mi calcolo il rapporto incrementale, abbiamo già visto cos'è. Allora facciamo questo, chiamiamo questo punto la variabile indipendente di questo, la coordinata indipendente di questo punto, la chiamiamo x0, voglio cambiare la notazione. E in questo punto qua, invece di chiamare questo x1 e questo x2, chiamo il valore della variabile indipendente di questo punto, la chiamo x0 più delta x. Ok? Cambio la notazione. La notazione deve essere un ausilio, un aiuto, non è un ostacolo. Al discorso che sto per fare, avere i pedici 1, 2 mi ostacola un po' il messaggio, quindi preferisco cambiare la notazione. Non abbiate mai paura di cambiare la notazione, di solito viene fatto per un buon motivo. Qual è il rapporto incrementale? Cos'è un rapporto incrementale? C'è un tanti modi di rispondere. È la pendenza del segmento che congiunge quei due punti. Un modo per rispondere. È la tangente dell'angolo che quel segmento forma con la direzione x. Quindi, se questo è il segmento che congiunge i due punti, il rapporto incrementale è la pendenza di questo segmento, ovvero è la tangente di questo angolo qua. Cos'è un angolo? Eccetera, eccetera, eccetera. Come si ottiene, come si calcola il rapporto incrementale? Allora, se io conosco le coordinate cartesiane di questo punto e le coordinate cartesiane di questo punto, il rapporto incrementale è f di x0 più delta x meno f x0 tutto diviso delta x. Questo è il concetto di rapporto incrementale, d'accordo? Allora, cosa succede se io adesso tengo fermo questo punto? Quindi immaginate che qua lo avete inchiodato. Boom! C'è un martello. Lo inchiodate. Cancello ormai è solo per un gesto teatrale. Questo punto lo tengo fermo, cioè in realtà sto tenendo fermo x0 e vario delta x. Ok? Quindi qua tengo fermo e dovete cominciare a pensare a una specie di bastone. I gessi dove sono? Quale uso? Il giallo? Il bastone? Si è rotto questo. Che passa per i due punti. Eccolo qua. Ok? Che passa per questo punto e questo punto lo tengo fermo. Questo punto qua, dove c'è l'intersezione di questa retta con la curva, individuo questo punto. Adesso io cambio delta x, cioè sto cambiando il punto sulla curva, sulla funzione. Quindi se per esempio, invece di avere questo grande delta x, metto un delta x che sia così, e questo adesso è il nuovo delta x, il punto che corrisponde a x0 più delta x, il punto sul grafico pseudo cartesiano, è questo punto. Ok? E quindi questo bastone, tenendo fermo questo, devo ruotare il bastone. Adesso
Ecco, vabbè, dai, vi chiedo che mi capiate. Sto dicendo cose che in teoria avete già sentito quando eravate alle scuole inferiori, superiori, voglio dire. Inferiori a queste. Se io aumentavo delta x, così per quello che so, per andarlo così, se io lo porto qui, ecco che, anzi non voglio questo perché è proprio quello che ha lo stesso valore di y, però è un discorso che abbiamo fatto e non c'è motivo di ripeterlo. Faccio andare giù la funzione così e scelgo che so questo punto qua, quindi adesso delta x è tutto questo, quindi adesso è x0 più delta x. Allora il bastone lo tengo fermo a questo punto e lo ruoto ad avere, mannaggia, ho mancato la mira, ok? Vedete, la pendenza di quella linea gialla cambia a seconda del valore di delta x. Infatti c'è, almeno per questa particolare funzione, c'è un valore delta x per la quale la pendenza della retta gialla sarebbe 0. E sarebbe questo punto più o meno qua, no? Cioè se io mi porto qui, ho lo stesso valore e la retta gialla sarebbe stata questa, d'accordo? Quindi individuo questo punto, questo punto, questo punto, questo punto, a seconda del valore di delta x, sempre tenendo fermo x0. Quindi uno vede che il rapporto incrementale, avendo scelto x0 come punto fisso, come valore della variabile indipendente fisso da non toccare, questo oggetto qui dipende da delta x, è una funzione di delta x, come la possiamo chiamare? Non so. Chiamo la funzione, no, non voglio usare f', la chiamo, che so, h, ok? È una funzione che chiaramente, avendo scelto x0, mi dipende da delta x. Per certi valori il rapporto incrementale è positivo, per questo valore di delta x il valore è positivo, la retta ha una pendenza positiva. Per questo valore di delta x qui, il valore del rapporto incrementale vale 0. Per questo valore di delta x qui, la pendenza della retta è negativa, cioè il rapporto incrementale del valore è negativo. Tenendo fermo x0, al variare del valore di delta x, il rapporto incrementale cambia, perché sto cambiando i due punti. Cos'è un rapporto incrementale? Prima cosa, prendete due punti. Se cambiate i punti, avrete in generale un rapporto incrementale diverso. Rapporto incrementale diverso. Allora, cosa succede? Cosa succede quando faccio tendere delta x a valori sempre più piccoli? Cioè, prendo questo punto qua e mi avvicino a questo valore x0 che ho tenuto fermo. Chiaramente, quando sono molto lontano su questo disegno, il rapporto incrementale, vedete cosa succede? Dovrei venire con un camice, come i farmacisti. Quando delta x qui ho un valore negativo, più mi avvicino, più la pendenza della retta gialla è negativa, passa per il valore 0, diventa una retta con pendenza positiva, inizialmente una piccola pendenza, quando il punto è qua, quando il punto è qui la pendenza sale più su, sale più su, sale più su, sale più su, arriva e cosa sta succedendo? Potete vedere che tutte queste posizioni tendono, tutte queste rette stanno ruotando attorno a questo punto, tendono ad assestarsi, non so se la parola vuole assestarsi, si assestano, tutte queste rette tendono verso una retta, ok, che cattura il concetto di limite, di derivata. Quindi, cosa scriviamo? Che il limite, sono cose che sapete, questo gesso si tratta di f di x0 più delta x meno f di x0, il limite del rapporto incrementale per delta x che tende a 0 rappresenta, a parole, geometricamente rappresenta la pendenza della retta tangente alla curva f di x nel punto, questo punto chi è? Questo punto lo scrivo con la notazione cartesiana,
questo punto qua, è x0 f di x0, ok? Quindi la funzione ha una sua, ha un suo grafico, lo faceva così. Scegliete un punto, la tenete ferma, poi fate questo gioco di calcolare le rette, i rapporti incrementali usando altri punti sulla curva e vedete qual è la pendenza della retta a cui queste rette tendono. Non so se l'ha detto in italiano che sia corretto, poi riguardandomi e riascoltando dirò sì, è giusto oppure no. Il concetto l'avete capito? Il disegno vale mille parole, si capisce? Quindi c'è una retta, quindi il limite del rapporto incrementale per delta x che tende a 0, scriviamolo magari a parole, è la pendenza della retta tangente alla funzione o alla curva. La curva per me equivale, voglio dire, proprio alla funzione, la funzione che è rappresentata geometricamente in quel modo lì, nel punto. Quindi la pendenza della retta, la retta tangente alla curva nel punto, quale punto? X0 f di x0, in questo punto qua. Vedete che il limite del rapporto incrementale è una pendenza. Di quale retta? Della retta che è tangente alla curva in questo punto, nel punto fisso. D'accordo? La notazione che si usa. Allora, la notazione, faccio due parole, due commenti. La scrivo in due modi. Uno è il modo che usano i matematici, che ogni tanto userò anch'io perché è un gran risparmio di gesso e anche voi nel prendere punti sarete più veloci. Un'altra è una notazione un po' più prolissa, un po' sprecona di gesso, che è quella che usano i fisici e che si usa nella didattica all'università. Il pregio di quello dei matematici lo si può capire subito, la scrivo così. Il limite per delta x che tende a 0 del rapporto incrementale è uguale a un numero che dipende dal punto fisso, cioè in ultima analisi dipende da aver scelto x0 come la variabile dipendente, quel valore lì. Quindi è una funzione della scelta che voi avete fatto di considerare questo il punto fisso e non un altro sulla curva che potevate fare, e quindi è una funzione della scelta che è x0, ma è una funzione che non ha nulla, cioè non ha nulla a che fare, una espressione inappropriata, come c'ha a che fare? Ma non è la stessa funzione f, è un'altra funzione. E i matematici fanno così, f con un apice, per distinguerlo da f, ed è il valore della funzione nel punto x0. Cioè questa notazione ha il pregio di dire, ragazzi, è un'altra funzione, non è f. Certo è un parente, è collegato con f, ma non è f, è un'altra funzione. E il valore numerico è il valore di questa nuova funzione nel punto x0. Cambiate x0 e avrete un altro numero. È chiaro che se la funzione, di nuovo la ripigrigno, era questo, se invece di scegliere questo punto sceglievo questo come x0 e quindi il mio punto fisso era questo, potete immaginare che scegliendo delta x uguale a questo, qual era il rapporto incrementale? Era la pendenza di questa retta. Scegliendo questo punto delta x, questa quota qua, il rapporto incrementale sarebbe stato la pendenza di questo. Se avessi scelto un punto di qua, con un delta x negativo, avrei avuto la pendenza di questo, ma questo sarebbe stato il punto fisso. E il limite dei rapporti incrementali per delta x che tendeva a 0 qua sarebbe stato, dov'è il giallo? Eccolo qua, sarebbe stato una retta così.
una retta tangente alla curva nel punto, in questo punto, che c'è, che è il punto corrispondente a questa scelta della variabile indipendente. A questa scelta qui la retta tangente è piuttosto una cosa che è, non capisco molto perché il disegno è un po' sporco, sarà una cosa così. Se questa è la curva, il disegno è troppo sporco. Se questa è la funzione, io devo disegnare una opportuna linea gialla che è tangente, e questa faccio prima buttare via, penso che mi avete capito, no? Questo disegno che sto per rifare accanto a quello, vi devono far entrare in testa che la derivata dipende da dove la calcolate. Se la calcola qui, se questo è la mia intero, allora la mia retta verso Giavo sarà così. Ok? E queste due rette hanno pendenze diverse. Se avessi scelto qui, la retta sarebbe stata addirittura negativa. Se avessi scelto questo punto, la retta tangente sarebbe stata a pendenza zero. Quindi, è ovvio, se fermate a pensare, che il rapporto incrementale dipende dal punto fisso. Molto semplice, questa notazione ve lo fa capire. La notazione che userò io quasi esclusivamente è questa. Questa è la notazione dei matematici. La notazione che uso io, che è quello che avete già visto, sia perché in teoria avete seguito i corsi di analisi, sia perché li avete fatti a scuole superiori, se questo fosse un paese normale. La notazione che sto per usare è un richiamo di cosa diavolo è la derivata. In ultima analisi, la derivata è un limite di un rapporto incrementale. E come è fatto il rapporto incrementale? È fatto con una variazione di y, quindi questa la possiamo scrivere come, non so, delta f o delta y, è la stessa cosa, fratto un delta x. Quindi in ultima analisi una derivata, che è il limite di un rapporto incrementale, nasce come rapporto incrementale, è un limite. Quindi la notazione è questa. La notazione è un potentissimo promemoria, vi sta ricordando cosa diavolo è una derivata. Invece la notazione f'x0, uno entra dentro e vede f', non sa se è una derivata o semplicemente è una funzione diversa da f. La notazione è molto scarda, potete capire che la derivata è solo se seguite, se riuscite a ricostruire il discorso davanti. Invece questa notazione qui, appena uno entra dentro, è una derivata. E cos'è una derivata? Una derivata è, in ultima analisi, un rapporto incrementale. E lo vedete che alla struttura del rapporto incrementale c'è una variazione di f, c'è un delta f diviso un delta x. Questa è una notazione, ovviamente questo non è d per f e non è d per x, perché uno poi cancellerebbe, e è una notazione, ok, che va rispettata. Il guaio di questa notazione qui è molto bella, questa notazione, perché vi aiuta a ricordare che cazzo state facendo. Ha un guaio, che non c'è scritta così nessun ricordo del fatto che avete scelto il valore x0. E allora, per essere non ambigui, dovete in qualche modo dire: io voglio la derivata in quale punto? Quando x vale x0. Quindi dovete usare un po' più di gesso, inventarvi un modo per dire a voi stessi o al vostro interlocutore dove va calcolato quella derivata. Questa notazione non ha più quel problema. Ok? Quindi, senza questo, questo vuol dire la derivata, la funzione f, la funzione derivata al variabile x. Questa qui da sola è la funzione derivata al variabile x. Volete la derivata in un punto? Allora dovete specificare il punto. Allora mettete x0. X uguale a 3? In un punto. Ok, proviamo a fare qualche semplice teorema. So benissimo che cosa che
So benissimo che sono cose che voi sapete. Però è bene che si facciano queste cose, perché c'è sempre qualcuno che si perde in un bicchiere d'acqua agli scritti e agli orali, e quando si spende un po' di tempo a parlare con questo disadattato sociale si scopre che i motivi per cui non capisce la fisica non è la fisica e che non sa la matematica, e quindi uno cerca in tutti i modi di resistere alla tentazione di strangolarlo, di picchiarlo, di andare via, cambiare lavoro, e l'unico modo che ha di cercare di rimediare questo problema è parlare un po' con calma di concetti che dovreste già sapere. Allora, consideriamo un caso specifico, consideriamo questa funzione qui. Ok? Molto semplice. Dovreste essere in grado di disegnarlo. Che curva è? È una quadratica, è una parabola. E ovviamente dovreste sapere che è una parabola che se A è positivo, se A dovesse essere positivo, è una parabola che si apre verso l'alto, quindi questo asse X direzione positiva, Y direzione positiva, quando X vale 0, Y vale 0, quindi una parabola che in qualche modo è così, ok? Fa un po' schifo come parabola, ma questo è il problema. È un po' meglio. Scegliamo un punto, che so, questo punto qua, X. Qual è la derivata di questa funzione nel punto X? Allora, quale cosa non nel punto X? Per il valore della variabile dipendente X, il punto sarebbe questo. Qual è la derivata della funzione quando la variabile dipendente vale X? Allora, geometricamente abbiamo capito che la derivata è la pendenza della retta tangente, quindi dovete trovare in maniera così abbastanza artisticamente decente di disegnare una retta che tangente la curva in questo punto. Allora, con un righello, un po' di pazienza, eccolo là. Quindi si tratta di calcolare, di ottenere un valore numerico della pendenza di questa retta. È evidente che se io mi chiedo qual è la derivata in questo punto, cioè qual è la retta tangente in questo punto, dove devo pensare alla pendenza di questa retta. Qual è la pendenza della tangente in questo punto? Sarà la pendenza di questa retta. Qual è la pendenza della retta tangente in questo punto? Sarà questa. Quindi vedete che quando x vale 0 la retta tangente ha pendenza nulla, quando x è positivo la pendenza della retta tangente è positiva, quando x è negativo la pendenza della retta tangente è negativa, quando aumento x positivo da un valore positivo di pendenza, se aumento la x sempre positivo la pendenza aumenta. Se diminuisco la x, la pendenza diminuisce, fino addirittura a passare per essere 0 quando x vale 0. Quindi dobbiamo cercare di quantificare o descrivere in maniera più degna di uno studente di ingegneria cosa sta succedendo. Qualitativamente, però, geometricamente, dovete capire questo, che la derivata, se per derivata si intende la pendenza della retta tangente, dovete riuscire a interiorizzare quello che sta succedendo. Di qua le rette tangenti hanno pendenze negative, punto così, e più si avvicina a x uguale a 0 le pendenze crescono, perché da un valore molto negativo diventa meno negativo, quindi in questo punto la pendenza è sì negativa ma è meno negativa di quella di prima, quindi la pendenza sta crescendo da un valore molto negativo a un valore meno negativo, passa per lo 0, un po' positivo qua, molto più positivo, eccetera. Dovete avere un intuito geometrico di cosa sta succedendo. E cominciamo a giocare con i rapporti geometrici. Allora, qual è il rapporto geometrico di questa funzione qui? Allora, addirittura voglio ulteriormente rilassare la notazione. Mi sono stufato di scrivere, quindi rinuncerò a quel pedice x0. Quindi parlerò di una x e di una delta x.
Quindi questo punto qua è x più delta x. Voglio liberarmi dalla scelta di un x0, di un x particolare. Mi rinuncio a quel pedice 0. Perché abbiamo capito che possiamo cambiare il punto fisso. Qual è il rapporto incrementale? Cos'è un rapporto incrementale? È un rapporto tra il numeratore, anzi nel denominatore, la variazione delta x, cioè vario la variabile indipendente, e nel numeratore scrivo la variazione indotta. Quindi nel numeratore metto delta x, nel denominatore. Nel numeratore cosa metto? Torniamo alla definizione, così è semplice. Questa è la definizione del rapporto incrementale, giusto? Adesso usiamo la nostra funzione, quindi voglio scrivere il rapporto incrementale di questa funzione. E cosa faccio? Faccio A di x più delta x al quadrato meno A x al quadrato diviso delta x. Quello che ho scritto è il rapporto incrementale di quella funzione. Adesso uno fa uso di tutte le matematiche che si spera abbia imparato alle scuole superiori. Per esempio, vedete che nel numeratore ho la somma di due addendi che hanno in comune la A, quindi proprietà distributiva. Portate fuori la A intanto. Quindi lasciate indietro x più delta x al quadrato meno x al quadrato diviso delta x. Ok, e questo se ne rimane indietro. Questo è interessante perché fa capire che tutto il gioco sta avvenendo nella matrice con la parentesi quadra. E questa x, questa a grande che io avevo scelto, può essere molto facilmente messo da parte, e quindi è molto chiaro cosa succede se io cambio il valore di a. È una puttanata, è semplice. Invece tutto quello che è interessante sta avvenendo qui. Allora qua abbiamo un prodotto notevole, svolgiamolo. Ovviamente abbiamo la A, tutto il gioco è lo sviluppo e le conseguenze di questo numeratore. Quindi ho x quadrato più 2x delta x, che è il prodotto misto, più delta x al quadrato. Ovviamente meglio scrivere subito la linea e anche il denominatore. Meno, perché adesso ricordatevi che è un rapporto incrementale, quindi devo fare meno il valore della funzione nel punto x, non incrementato per intenderci. E questo è x al quadrato. E ovviamente chiudo la parentesi. La A è stata tolta. Adesso vado avanti. Ovviamente questi e questi si annullano la vicenda. Mi sopravvive. Ho 2x delta x più delta x al quadrato, tutto diviso delta x. Questo lo scrivo come due rapporti, due, espando questa frazione, quindi scrivo due frazioni, la somma di due frazioni, quindi 2x delta x. Sto facendo proprio il prolisso, come penso che a voi. Ma come mai lui sta facendo tutto con estrema calma? Perché così avrò la coscienza pulita quando mando via l'orale. Questo delta x è delta x. Per il momento delta x è un numero arbitrario. Questo è un rapporto incrementale, delta x potrebbe essere un chilometro. Non ho fatto nessun impegno sul valore di delta x. Questa è la scrittura astratta, no? Quindi è un numero, questo numero, lo stesso numero, si cancellano. Qua ho delta x al quadrato, delta x, questo ammazza, sopravvive uno al numeratore, quindi ho la risposta 2x più delta x. Quello che ho scritto là è il rapporto incrementale della funzione ax quadro. Come vedete è una funzione che dipende dalla scelta del punto fisso, x0, e da delta x. Dipende da quale punto vi interessa, qual è il punto fisso dove volete calcolare la derivata. Anzi, sto mischiando, devo ancora arrivare alla derivata. È un rapporto incrementale, ho due punti.
ho il punto X, ho il rapporto, ho il valore, scusate un momento di stanchezza, ho il valore della variabile indipendente X che mi fa pensare a questo punto. Devo venire con la pistola d'acqua e ho X più delta X, che per esempio è questo punto qui, che mi individua questo punto, quindi ho due punti, d'accordo? Vedete che ho due punti, specificando X e specificando delta X, individuo due punti sulla lavagna, con due punti calcolo un rapporto integrale. Cos'è una derivata? Qual è la derivata di questa funzione? Cos'è questo? La derivata di f rispetto a x nel punto x uguale un certo valore. Ok, cos'è questo? Cosa faccio? Devo fare il limite di questo. Devo fare il limite del delta x che tende a 0 di questa roba qua. Ho la somma di due addendi. Il primo addendo se ne sbatte di quello che fa delta x, perché non dipende da delta x. Potete far fare quello che volete delta x, ma il primo addendo è comodamente indifferente a delta x. Il secondo, che è proprio delta x, se delta x tende a 0, questo va a 0, questo se ne sbatte, cosa sopravvive? Sopravvive 2x. Questo, attenzione, qua ho visto già un errore, cioè non mi sono ricordato di portarmi dietro la a, giusto? Quindi qua questo va a 0 e questo non va da nessuna parte perché è 2ax. Ok? Come cambierebbe questo esercizio? Molto semplice, no? Se questo fosse un a al cubo, cosa cambia? Lo faccio velocemente, perché questo è molto semplice, forse troppo semplice, ingannevolmente semplice. Il primo esempio un po' più sofisticato si ha quando invece di essere una quadratica è una cubica. Qual è il rapporto incrementale? Questo è il rapporto incrementale. Mettete subito in evidenza la A, perché i giochi avvengono qua. Sviluppate il rapporto notevole della A, non dimenticatelo. Cos'è? È x al cubo, poi ho tre volte x al quadrato delta x alla prima potenza, poi ho tre volte x alla prima potenza, che brutto quando gratta così, lo sentite anche voi? Questo è questo signore, poi devo sottrarre via. Allora, questo verrà ammazzato da lui, quindi ho 3x al quadrato, uno di questi verrà ammazzato e mi sopravvive, però uno sopra, quindi ho 3x delta x, qua me ne sopravvivono ben due, ok? E vabbè, io poi moltiplico la a dappertutto, quindi ho la a, cioè la a e la a. Quello che ho scritto qui è il rapporto incrementale. Di nuovo, vedete, l'importante che voi vediate è che il rapporto incrementale dipende da x e da delta x. Cambiate x e cambiate delta x,
quello che calcolerete avrà un valore numerico diverso. Quindi questo rapporto incrementale è una funzione della scelta della variabile dipendente, del punto fisso, e di quanto fate la variazione, di quanto variate la variabile dipendente. Vedete che appare esplicitamente. Adesso, qual è il limite di questa cosa? Quindi qual è la derivata di f? Cioè, qual è la derivata? Anzi, userò sta notazione qua. Uso questa notazione qua come un'anticipazione di quello che faremo spesso nel corso. Questa combinazione, questa strana notazione qui si chiama operatore di derivata. È un operatore, è pronto per agire appena gli dai in pasto la funzione. D'accordo? È una notazione che useremo spesso. Quindi l'operatore di derivata agirà su questa funzione. Questa è la notazione che conoscete già, ma io rendo la notazione un po' più flessibile, un po' più potente, perché comincio a pensare cos'è l'operazione di derivata. Preso la funzione è il determinare la pendenza della tangente. Quello è l'operatore di derivata. Poi qual è la risposta dipenderà come è fatta la funzione. Ma isolo nella mia mente il concetto, questo è il concetto di derivata che deve poi agire su questa funzione. A valle di questi conti, questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare il limite di questo rapporto incrementale per delta x che tende a 0. Sono tre addendi, 1, 2, 3. Il primo addendo non dipende da delta x, quindi lui se ne frega. Rimane tale quale, immutato. Questo qua dipende da delta x, quando delta x tende a 0, questo va a 0, quindi questo tenderà a 0. Questo qui addirittura dipende da delta x al quadrato. Quindi, quando delta x è piccolo, immaginate che delta x sia, che so, un numero minore di 1, tipo un decimo, evidentemente delta x al quadrato è uguale a su centesimo. Quindi questo numero, nel linguaggio che forse dovreste aver già sentito sia all'università che alle scuole superiori, si dice che delta x è un infinitesimo, è una cosa che voi state mandando a zero, lo fate diventare infinitesimamente piccolo. Quindi questo è un infinitesimo, certo, perché va a zero delta x che è un infinitesimo, facendo andare tutto questo a zero, quindi tutto questo è un infinitesimo. Questo pure è un infinitesimo, tende a zero pure lui. Ma dovete intuire che questo qui si dice che è un infinitesimo di ordine superiore a questo, perché va a zero più velocemente di questo. Quindi se voi dovete fare delle stime, se questo pezzo qui è tipo 10% e questo, cioè 1 su 10 e questo 1 su 100, quale dei due pesa di più nel vostro errore nell'aver fatto la stima? Ignorando questo commettete certo un errore, ma l'errore che commettete trascurando lui è molto più piccolo che trascurare questo. Quindi questo qua va a zero, anche questo va a zero, ma si dice che questo va a zero più rapidamente di questo. È un infinitesimo del superiore. Lascio ai colleghi di analisi spiegarvi questo concetto per bene, ma è un ripasso di linguaggio. Ma dovete ricordarvi che questo è delta x al quadrato, è di ordine superiore a questo. Però, in ultima analisi, cosa sopravvive al limite delta x che tende a 0? È evidente che sopravvive questo qui. Quindi è 3ax quadro. Questo va a 0 e questo va ancora più velocemente a 0. Non so come due frecce, vedete voi. Molto semplice. Qualcuno ha un'idea? Saprebbe dimostrarmi qual è la derivata di questa funzione qui? Teoria la sapete perché avete imparato a memoria i teoremini, ma la sapreste dimostrare come ho fatto io? È stupido ormai, no? Dovete semplicemente, qua avreste 4, 4, 4,
e 4. Ovviamente questo cosa diventerebbe? Qualcuno si ricorda il lascio a voi, mica la faccio tutta. Farei il famoso triangolo di... voi italiani la chiamate di Tartaglia, sì. Cos'è? 1, 1, 1, poi 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. E a noi interessa proprio, questo è x, questo è a più b al quadrato, i coefficienti, no? Questo è a più b al cubo, e questo è quello che ci serve, a più b alla quarta. Quindi qua su cosa abbiamo? Dobbiamo leggere in questa direzione, sono i coefficienti dei termini a potenze decrescenti di lui, quindi parti con 1 alla massima potenza, quindi sarebbe x alla quarta, poi scendiamo di una potenza, quindi scriveremo x al cubo, ma con il coefficiente 4 avanti, giusto? 4x al cubo, e abbiamo, qua era la potenza 0 di lui, questa è la potenza 1 di lui, quindi questo è delta x alla prima potenza, giusto? Poi abbiamo 6x che diventa al quadrato, questo che diventa al quadrato, più 4x alla prima potenza, delta x al cubo, più delta x, è caldo, alla quarta. Adesso sto, la febbre o mi è passata, semplicemente mi sto surriscaldando. È giusto? Siete d'accordo? L'ho usato in maniera corretta? Quindi questo è il coefficiente 1, questo è il coefficiente 1, 4, 6, 4, coefficiente 1, questi sono tenuti così, 1 più 3 è 4, 3 più 3 è 6, quindi questi sono corretti, mi pare che sia giusto, siete d'accordo? Poi per calcolare il rapporto incrementale devo sottrarre x alla quarta, eccolo laggiù, posso cancellare il triangolo di latte alla pesca, quindi questo se ne va via, quindi il limite è delta x che tende a 0 di tutta sta popò di roba, quindi la derivata di l'operatore derivata che agisce sulla funzione a alla x alla quarta è uguale, questo track va via con lui, uno di questi via va via con lui, qua addirittura 2 e qua addirittura 3, quindi qua ho l'infinitesimo, dov'è? Base, che è questo qui, quindi meglio scrivere il risultato parziale, va? Quindi è a, certo, 4x al cubo più 6x al quadrato delta x alla prima potenza più 4x delta x alla seconda più, che caldo, delta x al cubo. Vedete che questo è l'infinitesimo principale, questo è di ordine superiore perché è un delta x al quadrato, e questo è l'ordine superiore ancora a lui, quindi questo è ancora più veloce della 0, cioè se delta x fosse 1 su 10, delta x al quadrato è 1 su 100 e delta x al cubo è 1 su 1000. Quindi se questo è piccolo, questo è molto più piccolo, questo è ancora più piccolo. Infinitesimo di ordine superiore a lui, e questo è di ordine superiore a lui e a maggior ragione di lui. Quindi, in ultima analisi, a parte tutte queste pippe su ordini infinitesimo, superiore, strucca, qual è il limite per delta x tende a 0? Questo muore, e vi rimane a 4 a x al cubo. Ok? Vi sfido, non so se voi avete fatto queste cose nel corso di analisi, probabilmente no, nel senso che le avete fatto, ma eravate talmente impegnati a fare cose molto più astratte, che forse
arrotolarsi le maniche, a fare semplici cose così, non so se l'avete fatto. Ci sono alcuni teoremi che possiamo subito generalizzare. Dunque, questo era solo un esercizio, che la derivata, l'operatore di derivata applicato a una funzione di questo tipo, a x alla n, vedete subito che la risposta è a n meno 1, scusatemi, n a per x, a per x alla n meno 1, ok? Questo è il teoremino che dovreste tutti sapere, sapete ricavarlo. Ci sono dei teoremi molto importanti delle derivate. Uno è questo: supponete che f di x sia una funzione. Supponete che questa funzione voi la moltiplichiate per una costante. Quando dico costante intendo dire un numero che non dipende dalla variabile indipendente. Cioè, pensate di costruire una nuova funzione chiamata g di x uguale f di x per a. Ok? Letteralmente cosa vuol dire? Se questa è la vostra funzione, il grafico della vostra funzione, ogni valore la moltiplicate per a. Per esempio, se a è uguale a 2, vuol dire che questo valore qua dovete moltiplicarlo per 2, track, e vi portate qui. Questo qua lo moltiplicate per 2 e lo portate qui. Questo qui lo moltiplicate per 2 e lo portate qui. E costruite una funzione che è doppia a quella di prima. E questa nuova funzione chiamata g di x dovrebbe essere evidente da com'è, cos'è la definizione derivata, che l'operatore di derivata applicata a questa nuova funzione g di x, per esteso, l'operatore di derivata applicata ad a che moltiplica f di x, è banale concludere che questo è uguale ad a per la derivata di f rispetto a x. Perché è banale? Perché viene dai rapporti, dalle proprietà dei rapporti incrementali. Perché cos'è una derivata? È un rapporto incrementale nell'opportuno limite delta x che tende a 0. Quindi qual è il rapporto incrementale della funzione g? La definizione è che gx più delta x meno g di x diviso delta x. Ma cos'è g? G è questa funzione qui. E quindi questo è a di f nel punto x più delta x meno g di x, che è a f di x tutto diviso delta x. Ho semplicemente preso la definizione di g e l'ho esplicitato. Proprietà dei numeri, numeratore, proprietà distributiva, cioè posso portare fuori, disfare, cioè metto fuori la a lasciando indietro quella sotto la parentesi. Cos'è? È il rapporto incrementale di f. Allora è evidente che quando faccio il limite di questo per delta x che tende a 0, questo a cosa mi tende? Mi tende ad a per la derivata di f rispetto a x. Quindi non serve un grande cervello di matematico per capire questo teorema, che non va imparato a memoria, va capita. È una banale conseguenza dei rapporti incrementali. I rapporti incrementali hanno avete la possibilità di mettere fuori, usando la proprietà distributiva, la a. E quindi a che moltiplica un rapporto incrementale. Studiate il limite di questo e avrete il limite di tutto questo. Semplice, no? Con un ragionamento analogo ci sono altri teoremi. Per esempio, pensate a due funzioni. Che ore sono? Perché non vi sembrava di aver messo la sveglia? Come mai non sta squillando? Siamo in una distorsione spazio-temporale o dovrebbe suonare? Fermiamoci qua, sono tre. Perché non ha suonato? Ha suonato?